Buon pomeriggio. Vediamo la situazione sui guariti e sui nuovi casi nei territori della provincia ASL Toscana Sud-Est. Il dato più rilevante della giornata di oggi sono i 34 guariti rispetto ai 13 nuovi casi. È un dato che ci accompagna già da qualche giorno e che conferma come la capacità di diffusione del virus, la potenza diffusiva del virus sta diminuendo progressivamente. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo, abbiamo 9 nuovi casi a fronte di 12 soggetti guariti. I 9 soggetti nuovi casi sono 2 ad Arezzo, 1 a Capolona, 1 a Montevarchi, 1 a San Giovanni Valdarno e 4 a Bucine. Faccio un approfondimento su 2 dei 4 soggetti di Bucine, uno di 79 anni e uno di circa 88-89 anni, entrambi soggetti ospiti della RSA di Bucine al piano secondo, che sono risultati, nonostante i tamponi eseguiti in precedenza che erano negativi, adesso sono risultati positivi. Questi due soggetti sono stati immediatamente trasferiti al piano 0 e gli ambienti che li ospitavano al piano secondo sanificati e disinfettati. Gli ospiti che stavano con loro nella stanza sono stati risottoposti a tampone. Ricordo che i precedenti tamponi avevano dato esito negativo. Per quanto riguarda i guariti sono 2 ad Arezzo, 4 a Badia Tedalda, 1 a Bucine, 2 a Civitella Valdichiana, 1 a Loro Ciuffenna, 1 a San Giovanni Valdarno, 1 a Terranova Bracciolini. Ripeto, 12 guariti su 9 nuovi casi. Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, abbiamo un nuovo caso a Sempronian, a cui corrispondono 9 soggetti guariti, di cui 7 a Grosseto Città, 1 ad Orbetello e 1 a Castiglion della Pescaia. Per quanto riguarda la provincia di Siena, abbiamo 2 nuovi casi, uno a Chiusi e uno a Poggibonsi. A questi nuovi casi corrispondono 13 guariti, di cui 4 a Chiusi, 4 a Monteriggioni, 2 a Piancastagnaio, 1 a San Gimignano, 2 a Siena e 2 a Torrita di Siena. Quindi 2 nuovi casi, 13 guariti. Ai nuovi casi si aggiunge un caso di un cittadino residente fuori dall'area vasta Toscana Sud-Est. Questo è il motivo per cui i nuovi casi sono 13, di cui 9 ad Arezzo, 1 a Grosseto, 2 a Siena e 1 fuori area vasta. Per quanto riguarda la situazione delle RSA, la situazione, a parte i 2 casi di Bucine di cui ho riferito in precedenza, la situazione è stazionaria. Continua l'attività di monitoraggio e di vigilanza stretta delle RSA, come vi ho riferito nei video precedenti. Buon pomeriggio.